Ragazzi, direi che è arrivato anche per me il momento di esprimermi sulla questione Cyberpunk 2077, cosa che farò per l'appunto all'interno di questo video, ma in una maniera spero originale, perché nel momento in cui sto registrando questo video io non ho ancora giocato il gioco. Tra l'altro, fino a questo momento mi sono tenuto distante, a parte dalle informazioni ufficiali, tutte quelle che sono state le recensioni, anche quelle non spoiler di gameplay e da qualunque altra cosa riguardasse il gioco, anche se per onestà intellettuale devo dire che mi è capitato di vedere online qualche bug e qualche meme relativo al gioco. Prima di proseguire però con questo video ritengo sia fondamentale fare un passo indietro di modo da esporvi quello che è il mio rapporto con la casa polacca CD Projekt Red. Io non ho mai giocato il loro titolo, lo ammetto, questa è una mia grossa lacuna a cui cercherò di porre rimedio nel più breve tempo possibile. Però devo dire che in questo caso ritengo che sia una situazione fortuita, se così la vogliamo definire, perché questo mi pone nella situazione di essere né un detrattore né un estimatore delle loro opere, ma solo uno spettatore esterno, in questo caso un giocatore, che si trova davanti a un evento che di sicuro lascerà il segno nella storia dei videogiochi e sul quale mi appresto a dare la mia opinione. Un'opinione che però, e qui ci tengo a precisarlo, non riguarda minimamente la fattura del gioco, ma solo quello che posso giudicare, quindi l'evento in sé. Fatta questa doverosa premessa, direi che è arrivato il momento di addentrarci all'interno della questione, andando a fare una summa, seppur per sommi capi, del processo produttivo del gioco, per come è stato percepito dal pubblico, anzi, forse in questo caso sarebbe meglio dire per come è stato percepito da me. Il gioco viene annunciato nell'ormai lontano maggio del 2012 e riscuote fin da subito opinioni positive da parte della critica e dell'utenza, influenzate quasi sicuramente e soprattutto dall'ottimo lavoro svolto dalla casa di sviluppo nella loro ultima produzione, The Witcher 3. Dopodiché, da allora, a parte qualche sortita qui e lì e soprattutto a parte il gameplay che ci è stato mostrato nel 2018, il gioco non fa più tanto parlare di sé. Gli anni passano e, finalmente, nel 2020 inizia la campagna di avvicinamento all'uscita del gioco attraverso i Night City Wire. Questo fa sì che l'interesse del pubblico torni a ravvivarsi nei confronti del titolo e che di conseguenza aumenti anche l'hype. Dopo poco però iniziano a venire fuori alcune notizie preoccupanti che vogliono che la casa di sviluppo abbia dei problemi nella parte finale della produzione del titolo e soprattutto che i loro dipendenti siano sottoposti a crunch per poter rispettare le date stabilite per l'uscita del gioco. Nel mentre però i Night City Wire continuano come se nulla fosse, quasi a volerci comunicare di stare tranquilli perché il gioco è in dritto d'arrivo o comunque sta procedendo bene. I mesi si avvicendano tra continui appuntamenti e rinvii causati probabilmente, e anzi sicuramente, dal Covid, si arriva infine al 10 dicembre, giorno dell'uscita del titolo. Con questo si conclude quella che io ho definito storia e iniziano le mie impressioni, impressioni che comunque si basano su quello di cui abbiamo parlato, poi vedrete, anche perché se no non avrebbe avuto senso fare tutta questa enorme premessa. Partiamo dal giorno del Day One, momento nel quale YouTube e Twitch vengono inondati da video contenuti relativi al titolo, che possono essere gameplay, video analisi, recensioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Parallelamente a questi titoli, però, iniziano a spuntare fuori qui e lì video confronto tra questo gioco e altri, in primis GTA V. Dopo di ciò sono successe innumerevoli cose, tra cui voglio citare le scuse da parte di CD Projekt Red, scuse che tra l'altro sono state ripetute anche in un video pubblicato qualche giorno fa, che vi lascio in descrizione qualora vogliate, e seppur io comprenda che queste scuse sono fatte principalmente per gli azionisti, in quanto vogliono evitare altre cause nei loro confronti, dato che in questo momento hanno 5 class action nei loro confronti. Per me sono state apprezzate anche da utente esterno, perché comunque dimostrano la volontà da parte di un'azienda di provare a fare ammenda a quelle che sono state le loro colpe. A questo punto succede una cosa che purtroppo io non ho ben capito, anzi, ho capito, però avrei posto in maniera diversa. Tutto inizia nel momento in cui Sony annuncia il blocco delle vendite del titolo sulle sue console PS4 e PS5, quantomeno nel formato digitale. Scelta legittima? Illegittima? Non lo so, bisognerebbe andare a conoscere il sistema di valutazione che utilizza l'azienda giapponese per far entrare un titolo all'interno della sua console. Ma comunque non divaghiamo. Dopo di ciò, o comunque in concomitanza, nel posto non viene ben spiegato, CD Projekt annuncia che da quel momento sono aperti i rimborsi
per il titolo, per chiunque li volesse, chiosano infine affermando che stanno comunque lavorando duramente per far sì che il titolo torni presto nello store digitale di Sony. Ora, va bene scusarsi, va bene sottolineare il fatto che si sta lavorando duramente per poter migliorare il gioco, va bene affermare che gli utenti possono chiedere rimborso, ciò che non va bene sono i modi. Io non me ne intendo di marketing, devo dirlo, quindi può essere quello che sto per dire è una castroneria. Sono uno studente di sociologia che di marketing in realtà se ne intende veramente poco. Però non mi sembra certo una cosa complicata comprendere che se tu azienda posti sul tuo profilo un post che afferma che da questo momento sono aperti i rimborsi e lo posti in questa maniera, è normale che ci saranno utenti che a frotte verranno a chiedere rimborso. Ciò che si sarebbe dovuto fare, secondo me, è andare a creare un video o comunque un post in cui si spiegava che sì, gli utenti possono andare a richiedere rimborso all'azienda qualora fossero stati scontenti del titolo, però bisognava anche specificare che questo in futuro sarebbe potuto diventare un problema tanto per loro quanto per gli sviluppatori. Questo perché più copie tornano indietro, più le azioni dell'azienda calano a picco e più questo succede, più è normale che il carico di lavoro sugli sviluppatori aumenti, costretti a lavorare più duramente e più intensamente per far sì che questi problemi si risolvino il più presto possibile e che la situazione non peggiori ulteriormente. Però non dovete pensare che questo a noi non ci riguardi perché alla fine abbiamo il prodotto pronto e giochiamo. No, perché se un lavoro viene fatto di fretta, corriamo il rischio che si vengano a creare nuovi problemi. Insomma, ragazzi, più ci lamentiamo, più c'è la possibilità che questi problemi aumentino. È un circolo vizioso e io purtroppo già li sento quelli che dicono: ma qui manca il multiplayer, ma qui manca la versione next gen. Sì, lo capisco, è giusto lamentarsi per qualcosa che ci è stato promesso e che alla fine il gioco non c'è, ma il gioco in questo momento è questo. Dovete farvelo bastare per forza, perché se noi mettiamo altra carne al fuoco più di quella che già c'è, rischiamo di andare a implementare certe cose che erano state promesse, ma rischiamo di andare a creare bug e altri problemi che vanno a inficiare magari maggiormente quella che è l'esperienza di gioco. Concludo con un'ultima riflessione, che può essere vista in realtà più come una critica nei confronti della casa polacca, che ritengo possa esserle utile, quindi una critica costruttiva, che può essere estesa anche ad altre aziende, qualora volessero tenerne conto, anche se so che questo video non lo vedrà mai nessuno, però dettagli. Mi riferisco alla comunicazione. La comunicazione, secondo me, è una cosa fondamentale per chi svolge il loro lavoro e ritengo che anche in questo caso, se la comunicazione fosse stata gestita in maniera migliore, molti di questi problemi si sarebbero potuti evitare. Perché? Se si fosse pubblicizzato il titolo nel momento in cui questo fosse stato effettivamente pronto, o comunque in dirittura d'arrivo, nessuno si sarebbe lamentato, anche perché al momento non si saprebbe quasi nulla a parte quello che abbiamo visto nel 2018 e nel 2012. E nessuno si sarebbe lamentato, credo, perché comunque ci sarebbe stato al massimo qualche rumor che avrebbe mantenuto vivo l'interesse nei confronti della produzione. Da questo punto di vista si nota l'inesperienza della casa polacca, inesperienza che ho potuto constatare anche dopo aver fatto una piccola ricerca che mi ha portato a scoprire che questa casa di sviluppo, prima del loro ultimo titolo, era una casa comunque mediamente piccola e soltanto dopo di questo è entrato effettivamente tra i big del mondo dei videogiochi e riesco a comprendere, anche se pur con difficoltà, perché io comunque non faccio questo lavoro, non sono un critico e soprattutto non ho un'azienda che produce videogiochi o comunque un'azienda in generale, i problemi che si siano trovati davanti. E a questo punto non posso fare altro che sperare che questa azienda tenga conto dell'esperienza ottenuta, ne faccia tesoro e in futuro gestisca in maniera migliore la propria comunicazione, magari prendendo a modello altre aziende acclamate, come mi viene in mente Valve col suo Team Half-Life, oppure Rockstar con i suoi titoli, aziende che comunque pubblicizzano i loro giochi solo nel momento in cui questi siano effettivamente pronti o comunque in dirittura d'arrivo, in cui mancano soltanto per davvero le ultime rifiniture. Bene ragazzi, con questo il video si conclude qui. Fatemi sapere, qualora vogliate, cosa ne pensate della questione nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, tieni duro CD Projekt Red, tieni duro.